Alto Noleggio Alidama è il leader nel settore del noleggio a breve e lungo termine. La nostra flotta è costituita da utilitarie medie e alta gamma per aziende, privati e professionisti. Inoltre disponiamo di van, minivan, furgoni, furgoni frigo e pulmini 9 posti. Autonoleggio Alidama, qualità e assistenza nell'autonoleggio. Siamo pronti? Partiamo! Buonasera a tutti, gentili telespettatori, è il sesto appuntamento estivo con la nostra trasmissione. Anche stasera parliamo di mercato ed altro con due dirigenti. Vi offendete se vi dico della vecchia guardia? No, no, va bene. Alessandro Cossu, direttore generale della San Giustese, buonasera Alessandro. Buonasera a voi. E Augusto Scarpini, direttore sportivo, buonasera Augusto. Buonasera. Ben trovato. Diciamo che volenti o nolenti, almeno a questi livelli, sia la San Giustese che la Pergolese sono un po' le due società del momento. La Pergolese, in quanto Augusto Scarpini è stato fino a pochi giorni fa il suo direttore sportivo, quindi entriamo subito nel vivo, visto che di argomenti ne abbiamo parecchi, partendo appunto dalle vicende di San Giustese e Pergolese appunto di questa settimana. Allora, prima domanda Alessandro, abbiamo già detto molte volte che la San Giustese ha deciso di giocare le gare interne del prossimo campionato di Serie D stagione 2019-2020 allo stadio polisportivo di Civitanova Marche, una decisione che chiaramente qualche discussione l'ha sollevata. È stata una scelta questo trasferimento? Quanto è stata una scelta e quanto una necessità? Così entriamo subito nel vivo. Beh, c'è un po' di tutti e due. E io devo dire la verità, di questa questione mi sono occupato poco perché pur essendo il direttore generale mi occupo del lato organizzativo, squadra e quant'altro. Se ne sono occupati due presidenti e quindi la situazione già l'anno scorso quando io arrivai era una situazione un po' strana. Io cercai di ricomporre un pochino tutto con l'amministrazione, che comunque sia non posso, a cui non posso, per il rapporto che io ho avuto con loro, dir niente, perché è stato un rapporto molto leale e quant'altro. Poi dopo le problematiche non si possono nascondere, quelle c'erano e c'erano delle cose anche successe negli anni precedenti di cui io non sono a conoscenza, perché posso solo sapere perché ho sentito. Quindi due presidenti della San Giustese hanno deciso di intraprendere questa strada, il sindaco di Civitanova un po' per la gente di Civitanova, un po' per il discorso che magari creerebbe un movimento ancora più importante tra Civitanovese, San Giustese, tutte le domeniche potrebbe esserci un bel giro di pubblico allo stadio e noi andiamo a giocare in uno stadio che è uno stadio importante, che è uno stadio che ha fatto categorie, in altri tempi ha fatto delle categorie importanti e quindi insomma è stato un collegamento dove tutti e due, sia la società che l'amministrazione di Civitanova, credo abbiano, possano trovare degli interessi, ma non interessi economici, per il movimento della città, per il movimento. Noi avevamo questa situazione particolare nella quale io non entro perché, ripeto, so perché mi hanno raccontato, però è una questione che quando io sono arrivato ho detto i presidenti siete voi e quindi certe situazioni conoscete voi e bisogna che portate avanti voi questo tipo di discorso. Io non sono... Ne hai preso atto? Sì. Però leggevo, Alessandro, una dichiarazione del presidente Tosoni, al quale anche noi formuliamo le condoglianze per la perdita della mamma avvenuta giovedì. Dicevo, il presidente Tosoni in una nota ha detto che
Si andrà a Civitanova quasi in punta di piedi, voi giovedì avete iniziato la preparazione proprio a Civitanova, con il massimo rispetto per la struttura, per la storia calcistica della città ed anche per i suoi tifosi. Che tipo di riscontro avete avuto proprio dalle prime battute, insomma, con questa nuova realtà, no? Perché per voi comunque è una realtà nuova. Il riscontro sembra un buon riscontro, insomma, tanto la gente è incuriosita da vedere la Serie D, noi siamo la San Giustese in questo momento, quindi nessuno, abbiamo un rispetto immenso per la Civitanovese e per la sua storia, e quindi comunque sia da lì dobbiamo partire. La Civitanovese è la Civitanovese, è la storia, come la Jesina, come il Tolentino, come... quindi la storia di Civitanova è la Civitanovese. Noi siamo la San Giustese e andiamo a Civitanova come San Giustese. I nostri, chi vorrà venire a vedere la partita e vorrà essere il nostro simpatizzante, quindi noi speriamo e crediamo che la gente per vedere la Serie D, se non vuol vedere la San Giustese, venga a, si approcci in una certa maniera, e noi stiamo facendo una squadra non giovane ma anche di più, io credo, con tantissima qualità, quindi l'unica cosa che posso dire è questo: venite a vedere questi ragazzi, perché vi divertite, perché saranno dei ragazzi che correranno, che già hanno dimostrato l'anno scorso che hanno un senso di appartenenza particolare, ma alla San Giustese, ma soprattutto dico la maglia per cui per la quale giocano. Poi ne parleremo. Quindi, Alessandro, della squadra che certo, avete perso dei giocatori importanti, però è interessante da come la stai costruendo. Non voglio entrare nel merito dei vostri difficili rapporti con l'ente gestore dell'impianto di Villa San Filippo, come noto il Ponte San Giusto, credo però, per chiudere un po' l'argomento, che per una società che, se non sbaglio, è nata nel 1957, no, la San Giustese, lasciare comunque il posto dove è nata, è cresciuta e ha ottenuto anche dei successi importanti, no, perché è una società che ha sempre militato, male che vada, in campionati dilettantistici importanti, con due campionati anche professionistici, non è stata una decisione da parte di Tosone e Grandinetti presa, credo, a cuor leggero, no? Assolutamente. Poi dopo vi devo dire anche un'altra cosa, da qui si esce sconfitti in due. E ti posso dire che il rammarico è che noi sicuramente a il campo di Monte San Giusto già ha fatto dei lavori per la nuova struttura, adesso farà dei lavori per la tribuna e sarà un impianto totalmente nuovo, e io ti devo dire da operatore nel settore che a me dispiace molto, perché comunque sia non vivremo, e sapendo tutte le problematiche che abbiamo avuto l'anno scorso, non vivremo questa struttura che secondo me diventa bellissima e porta anche qualche colore della San Giustese, perché ti posso dire che negli spogliatoi fatti il colore rosso e blu in qualche parte c'è, quindi rimarrà questo colore e rimarrà un po' di rammarico. Noi andremo a giocare sicuramente contro il Ponte Sant'Elpidio a Villa San Filippo, sì, da ospiti. Volevo arrivare proprio a questo, è un paradosso incredibile, no? Perché il Ponte Sant'Elpidio, neopromosso, giocherà gran parte del campionato, lo possiamo dire, proprio a Villa San Filippo, e tra le partite ospiterà la San Giustese, che, paradosso incredibile, sarà ospite a Monte San Giusto. Augusto Scarpini, allora veniamo ad una situazione sicuramente delicata, quella della Pergolese, la cui iscrizione al prossimo campionato di eccellenza è appesa ad un filo, anzi diciamo che a tutt'oggi ci sembra davvero difficile. C'è stata una cordata, no, guidata dall'amministrazione comunale che si è tirata indietro, così come tutti sei tirato indietro di recente. Cosa sta accadendo a Pergola, Augusto, con il dono della sintesi? Una piazza altrettanto importante, no? Più o meno come Monte San Giusto. Pergola, per chi non lo sapesse, ha sempre affrontato e disputato come la San Giustese campionati dilettantistici importanti, ha toccato la Serie D in due occasioni, negli anni 70 e poi di recente, prima l'Interregionale e poi il CNT, quindi è una piazza, la storica volante, che ha dato molto al calcio marchigiano. Ma
I programmi sono modificati perché a fine aprile, a fine campionato, c'era la volontà del presidente Chierucci di lasciare la piazza e quindi si era formata una cordata di vecchi industriali del Pergola, vecchi tra virgolette, gente che già facevano parte del campionato del CND Eccellenza, per rilevare la società. La cordata è andata avanti, diciamo, una mesata, tra il parlare e non parlare, vedersi e non vedersi, fino a quando non sono comparse, diciamo, delle carte che la vecchia proprietà non ha mostrato ai nuovi dirigenti, questo dicono. Quindi non c'è stata da parte della nuova cordata la possibilità di entrare in questa nuova società. Quindi una volta che si è terminata questa cordata, il sottoscritto si è fatto da parte, perché non ci sono più i presupposti per potersi iscrivere al campionato con la nuova proprietà nel campionato di eccellenza. Quindi per i tifosi della Pergolesi, per i tifosi della Volante, dispiace dire che oggi, se la famiglia Chierucci non iscrive entro il mercoledì 24 di luglio, il mercoledì prossimo sono 3 giorni, sono 19, rimasti. Il campionato di eccellenza a Pergola non si vedrà. Questo è un rammarico grosso, è una sconfitta, come diceva prima, per la San Giustese, ma anche per la Pergolese, perché è una società gloriosa che ha 96 anni di storia, vedere un campionato eccellenza non iscriversi, ma non scendere di categoria, ma non iscriversi per niente, penso che sia molto pesante e molto triste. Questo è arrivato in un momento in cui comunque tu stavi lavorando, no, per la costruzione della scuola. Abbiamo letto che avevi contattato anche un nome, direi, prestigioso per la categoria come Antonio Ceccarini. Ma ti dico che io ho avuto il mandato, tra virgolette, dalla nuova cordata di muovermi. Quindi come tale mi ero mosso. Io forse sono un po' differente da tanti altri. Prima di pensare alla squadra, penso allo staff. Per me è fondamentale prima lo staff, poi vieni i giocatori. Perché se non hai uno staff di qualità, è inutile che stiamo a parlare di calcio. Quindi mi ero mosso in questa linea e ti devo dire che sia l'allenatore sia il preparatore atletico abbiamo raggiunto un accordo. Con qualche giocatore avevamo parlato, poi diciamo che è successo quel che è successo, quindi ho toccato fare marcia indietro, disdire tutto e annullare gli appuntamenti presi e disdire anche l'impegno con l'allenatore. Che impressioni hai? Cioè, quale potrebbe essere il futuro del calcio a Pergola, secondo te, visto che stiamo a 3 giorni da questa deadline, no? Da questa linea del 24 luglio? Allora, come ti ho detto, la nuova cordata in questo momento si è fatta da parte per vari motivi. Se la famiglia Chierucci, io sono convinto che la famiglia Chierucci all'ultimo momento, al 90esimo, trova la forza per iscrivere il campionato. Poi dopo quello che succede non te lo so dire. Beh certo, ovviamente alla finestra guardano a questa vicenda con grande interesse la Filottranese e il Corridonia, che sarebbero interessate per il ripescaggio rispettivamente nel campionato di eccellenza e nel campionato di promozione. C'è una differenza sostanziale con Monte San Giusto, mentre i rapporti tra San Giustese ed amministrazione comunale sono stati tormentati, lo possiamo dire, invece l'amministrazione comunale di Pergola, vecchia e nuova, ha cercato e sta cercando comunque di salvare il salvabile, no? Questo possiamo dirlo. Io posso spendere due parole per il vecchio sindaco, che ho buoni rapporti, che tutto l'anno ci ha seguito da vicino e che si è operato in prima persona affinché si possa il calcio rimanere a Pergola. La nuova amministrazione non la conosco in persona, quindi direi delle cose inesatte. So che ha convocato sia la nuova cordata che la famiglia Chierucci, però ad oggi non ci sono nessuno sbocco. Ma ti devo dire un'altra cosa, io vedo che sono tutti curiosi, ma soprattutto dalla seconda categoria in su, a leggere per l'iscrizione non della Pergolesi. Io in questi giorni ho avuto da squadre di seconda categoria prima sapere se, perché in base alla graduatoria, c'era la possibilità di essere ripescati. Non è bello, ma capisco che questa purtroppo è la realtà. Che fine farebbe il patrimonio della Pergolese a livello di giocatori, oltre alla tradizione, club, colori sociali, denominazione, eccetera, eccetera, in caso di non iscrizione? Allora, intanto a Pergola, come in parecchie altre società, c'è una divisione tra settore giovanile e prima squadra. Quindi il settore giovanile oggi si chiama Junior Pergola, Pergolese, quindi andrà avanti per la sua strada. Almeno quello, insomma, sarà sì, senz'altro salvo. La prima squadra gestiva la Junior, cioè prima squadra, quindi è chiaro che quel calcio lì mancherà. Però, ripeto, se non si dovesse iscrivere la Pergolese, oggi la matricola Pergolese, la nuova cordata sono disposti a ripartire. Da dove? Da dove il comitato ti... Bisognerà vedere,
tenendo conto, io lo so che questo è un concetto abbastanza strano, però tenendo conto anche un po' della storia, no? Dicevi, certo, siamo quasi ai 100 anni di vita della Pergolese, 96, no? Sì, 96 anni. E quindi trovare un posto in una categoria che non sia proprio l'ultima. Anche per rispetto dei tifosi, perché te devo dire, con tante difficoltà abbiamo un gruppo di tifosi che ci ha seguito dappertutto, sempre calorosi, sempre vicini alla squadra, quindi è un male per loro, soprattutto più che per il calcio in sé per sé, perché questi hanno vissuto 7-8 anni di CND o allora ad alti valori. Ma anche la Serie D a girone unico negli anni 70, quando c'erano squadre come Forlì e Anconitana, no? se non ricordo male. Quindi, quando c'erano dei personaggi tipo Stefanelli, Longo, vecchi giocatori che a tutt'oggi sono ricordati. Alessandro, torniamo un attimo al vostro discorso di Civitanova. Dicevo, giovedì avete iniziato la preparazione, poi parleremo anche chiaramente nella seconda parte della nostra trasmissione della vostra squadra. È chiaro, tu sei un dirigente di lungo corso, che quando si va in una piazza nuova si cerca di riportare i vecchi tifosi, quelli di Monte San Giusto, e si cerca di guadagnare simpatia anche diciamo in questa nuova location, anche se la storia, come detto, è della Civitanovese. Lancerete qualche operazione simpatia, qualcosa per cercare di avvicinare un po' il pubblico sia di Monte San Giusto che di Civitanova alle vostre sorti? Beh, guarda, adesso con questo cambio di percorso capirai che abbiamo avuto ben altro a cui pensare, in altre faccende, perché ti alleni a Montecosaro, il materiale lo devi portare su e giù, ancora devi definire dove ti allenerai, a Civitanova o meno, che non sarà il polisportivo, questa è una cosa sicura, perché quello è un tempio per le partite, non è un campo per fare allenamenti. Quindi la vostra location degli allenamenti è esclusivamente Montecosaro? In questo momento per la preparazione sì, poi dopo dobbiamo definire, certo ci vorremmo avvicinare a Civitanova, quindi ecco, il discorso nostro è, in questo momento è improntato in quel pensiero, l'organizzazione, tutto quanto, perché andiamo in uno stadio nuovo, quindi anche per le partite dovremo organizzarci per trovare delle soluzioni, dopodiché cercheremo di fare qualcosa, però anche queste operazioni simpatia, noi la simpatia dobbiamo trovare sul campo, perché non ci dobbiamo dimenticare, ecco, non dobbiamo mai perdere di vista che noi adesso, per il momento ad oggi, siamo la San Giustese, per cui siamo ospiti di Civitanova. E la gente dovrà venirci a vedere come San Giustese per divertirsi, e poi dopo strada facendo potrà succedere di tutto, però per noi la prima cosa è trovare, cioè andare a Civitanova per poter essere seguiti in un'altra maniera, non per il fatto che sei, non siamo la prima squadra della città, la prima squadra della città si chiama Civitanovese. Beh, questo è un approccio assolutamente legittimo e giusto, però ascolta, io giornalisticamente una domanda te la devo fare, perché guardando a medio e lungo termine mi rendo conto che non è semplice la risposta, un'unione di forze con la Civitanovese attualmente in promozione, che sta attraversando un momento non facile, è una possibilità o la vede un'ipotesi oggettivamente? A livello calcistico, come sfondi una porta aperta, perché l'ho fatto anche in altri posti, quindi per carità del Signore, questo è, però sai, ci vuole questa possibilità, è data dalle due forze che vogliono fare un qualcosa insieme, è data in questo caso anche dall'intervento dell'amministrazione comunale, che ti aiuta a fare, a portare avanti. Comunque, questo tipo di discorso. Tu mi dicevi che il sindaco Ciarapica e l'assessore anche Maica Gabellieri sono stati molto disponibili, no, nei vostri confronti quando... Assolutamente, non dimentichiamoci mai che a noi serviva il campo, e a loro, essendo delle persone che amministrano una città, servivamo per rendere viva questa struttura. Certo, ovviamente, se quindi uno è proprietario di una struttura, tutti e due abbiamo un interesse, degli interessi comuni. Non, quindi ecco, il nostro è un interesse calcistico, il loro giustamente come è un interesse della per la struttura. Città. Poi dopo, ti dico, iniziative cercheremo di programmarle, tu sai bene, l'hai detto prima, giovedì se n'è andata la mamma del presidente, giovedì scorso se n'è andata la mamma di Marta, che è la responsabile della comunicazione,
Giovedì scorso Marta ha ripreso a lavorare, anche se ha sempre lavorato da casa, quindi noi adesso è partito il ritiro e incominceremo a lavorare noi, mentre l'anno scorso avevamo già un campo, stavamo lì, le energie erano pronte per partire per il ritiro, nel frattempo lavoravi. Quest'anno qualche spostamento c'è stato, però io credo che sia uno spostamento che poi dopo ci possa portare i frutti e possa essere una soluzione anche per la città di Civitanova. Allora, prima di chiudere questa prima parte con Augusto Scarpini, qualche minuto lo dedichiamo al Fano, ma da addetto ai lavori. Augusto, no? Te l'aspettavi questa soluzione, la riammissione del Fano in Serie C? Per certi aspetti era scontata, non era così scontata la decisione di Gabellini, e si sta creando questa partnership con l'Ascoli che potrebbe, insomma, dare un futuro al calcio dell'Alma. Io non ho mai pensato che il Fano potesse fare il CND. Io ero sempre convinto che avrebbe fatto il campionato, perché a lungo andare il presidente Gabellini, che è una persona corretta, onesta e ben vista anche in comitato, quindi l'iscrizione era scontata. Chiaro che ha bisogno di un appoggio di qualche società dove poter aiutarlo in questa fase, anche perché come settore giovanile Fano non è che possa dare tanto alla prima squadra, quindi era quasi, tra virgolette, obbligato a appoggiarci, come ha fatto l'anno scorso a Pescara, a qualche altra società. Ha trovato il connubio con l'Ascoli e penso che sia un connubio che possa essere duraturo. Secondo me, con l'appoggio di qualcuno, io penso che la Serie C il Fano lo può tenere anche a lungo. Bisogna ricreare un ambiente, no? Dopo tre campionati, che dire sofferti è dir poco. Ma sì, ma sai, sono stati sofferti, ma sai che a capo c'è un presidente disponibilissimo, quindi è tutto una messa a punto, come diceva prima Sandro, c'è la linea organizzativa. Io sono convinto che il Fano fa un bel campionato quest'anno in Serie C. Allora, vi lasciamo per qualche minuto, nella seconda parte parleremo di mercato, della San Giustese, di quello che si sta un po' verificando in Serie D, ma anche in Serie C ed in Eccellenza, perché si stanno profilando all'orizzonte i campionati estremamente interessanti ed in fondo mancano appena 40 giorni dal via, ancora prima ovviamente ci sarà la Coppa Italia, poi il 1° settembre, come certamente saprete, partirà la Serie D, ma parleremo anche di Serie C e di Eccellenza, tra pochissimo. Seconda parte della nostra trasmissione con il direttore generale della San Giustese Alessandro Cossu e il direttore sportivo Augusto Scarpini. Abbiamo parlato nella prima parte un po' delle vicende della San Giustese e della Pergolese, adesso entriamo un po' nel vivo del mercato per vedere quali campionati si possono profilare all'orizzonte, perché ci sono tanti spunti interessanti. Partiamo da te Alessandro, a me sta piacendo molto questa San Giustese che si sta creando, perché è vero, avete perso dei giocatori importanti, l'ho detto, no? Come Khedira, che giustamente cercherà il suo futuro in un grande club, come merita, lo stesso Cerone che comunque vi ha dato parecchio, però ci sono state delle conferme importanti, quella di Perfetti, di Scognamiglio, di Patrizzi, ci sono stati degli arrivi anche recenti interessanti, no? Palladini, Zannini, giocatori anche che non conosciamo, come Chiussi, Mingiano, questo ragazzo che arriva dal Nardò, è ritornato a Preusmans, è venuto Passalacqua. Certamente state perdendo qualcosa da un punto di vista tecnico, ma immagino una San Giustese tosta, muscolare, vigorosa, combattiva. Giusto? Esatto. La sintesi? Diciamo che l'hai fatta tu la sintesi. No, l'intenzione nostra era questa. L'obiettivo rimane più dell'anno scorso questo, anche per tutto quello che abbiamo detto nella prima parte prima. Quindi organizzativo e tutto, perché comunque sia qualcosina subiremo. Abbiamo fatto tenuto quei 4 giocatori più esperti momentaneamente, poi starà facendo, vediamo, e dato l'opportunità, poi questo ragazzo romano che abbiamo preso, ce ne saranno altri che non ho ufficializzato, però tutti i ragazzi a cui crediamo e di qualità, vengono già da campionati importanti, di categoria, quindi non da settori giovanili, che noi abbiamo visionato. Non abbiamo un giocatore in questa squadra che noi non abbiamo visto, perché tu lo sai che il calcio moderno, arriva la gente e ti dice prendimi questo giocatore, da noi non esiste,
un po' per l'allenatore, un po' per la politica societaria nostra, dei presidenti e mia. Quindi ecco, probabilmente qualcosa avremmo anche sbagliato, ma abbiamo sbagliato nelle considerazioni caratteriali? Io credo di no, e credo che questa sia una squadra che, esatto, cambiando anche il campo, e possa, con il suo brio, con la sua voglia di giocare, con quello che l'allenatore riesce a dare ai giovani, per me è un fenomeno in assoluto a livello di giovani e come allenatore, quindi li fa crescere in maniera esponenziale, e io sono convinto che sia una squadra che possa far divertire. Forse naturalmente potrebbe subire il fatto dell'inesperienza, che tu devi per forza sopperire con altre cose, ma questo noi adesso la rosa l'abbiamo, partiamo e poi dopo, io dico che nel calcio non si riesce mai a fare bene, a fare meno danni possibili sì. Quindi da questo punto io sono sempre partito, quindi vediamo se riusciamo a fare qualcosa di carino anche quest'anno. Ovviamente non tralasciamo la conferma più importante, che forse è stata quella di Stefano Senigallesi, no? Che non sembrava così scontata, invece siete riusciti a trattenerlo. No, assolutamente, sia io che lui. Forse questo tipo di progetto del ripartire credo che sia stata la motivazione che ci ha dato la convinzione che probabilmente era meglio continuare qui a San Giusto. Quindi, con lo stimolo di Civitanova in più, magari. Con lo stimolo di Civitanova in più, perché comunque sia, al di là di tutto, potranno anche non venire i tifosi, ma è una piazza stimolante, è una piazza, è uno stadio, insomma, che ha storia, è inutile che stiamo a dire. Beh, uno scenario particolare. E quindi credo che ogni giocatore, quando scenderà in campo, si dovrà prima guardare intorno e vedere dove sta e poi andare a giocare. Senti, un altro dei protagonisti, adesso una domanda che mi viene in mente adesso, della scorsa stagione è stato Pezzotti, impossibile da trattenere? Marco, è una cosa di cui stiamo parlando, però devo anche essere sincero, noi non è solo una politica tecnica, è una politica anche economica, perché se no avremmo tenuto tutti, avremmo alzato l'asticella. Però in questo ognuno deve essere obiettivo, conoscere le proprie risorse e in base alle proprie risorse creare degli obiettivi. Il nostro è salvarsi. È stato uno sfizio arrivare ai play-off che non contavano niente, però per noi era la questione della vita, perché tra me, il presidente e l'allenatore abbiamo fatto sembrare questi play-off come non so che cosa. Però nella storia rimane, che l'avete, esatto, fatto. E la storia è la storia. L'anno prossimo, con tutte queste cose di cui abbiamo parlato, la salvezza per noi comporterebbe una vittoria del campionato. Beh, non c'è dubbio. Allora, invece, guardando più in generale, Augusto, coinvolgo anche te sul discorso Serie D, qualcuno sussurra, me per primo, che potrebbe profilarsi un duello tutto marchigiano, tutto maceratese all'orizzonte, quello tra Recanatese e Matelica, no? Perché facendo un brevissimo riassunto, i giallorossi prendono Actis Goretta da Rende, Padovani addirittura come possibile terza punta, a centrocampo Morales, poi Ruci, poi prendono Ficola che è un giocatore in cerca di rilancio, dall'altra parte stanno prendendo Lattanzi che è un giovane dell'Empoli, dall'altra parte il Matelica non può non puntare alla vittoria, se prendi giocatori come Croce, come Leonetti o come Pupeschi, che è l'ultimo arrivato. Che dici? Ma io me lo auguro che sia una lotta a due marchigiana, era ora magari che una delle due squadre, perché sono quelle più attrezzate di tutti, senza non lo togliere a San Giustese, che possono puntare al salto di qualità, soprattutto per una storia, per una società dietro le spalle fatta di dirigenti importanti. Quindi c'hanno tutte le carte in regola per cercare una volta per tutti. Chiaro che il Matelica è due anni che non c'entra l'obiettivo, un anno per un motivo, un anno perché c'era il Cesena, forse quest'anno è la volta buona, ma deve fare i conti soprattutto con la Recanatese, come dicevi tu, che ha fatto uno squadrone, ha messo a disposizione il mister Giampaolo, sicuramente una squadra fortissima. Poi è vero che la realtà è sempre il campo, però sono convinto che alla fine
Non so il notaresco che squadra sta facendo, però sono convinto che la lotta è a due le squadre marchigiane. Poi parleremo, Alessandro, tra l'altro è molto esperto anche di quello che sta succedendo un po' fuori regione, se il girone ovviamente rimarrà lo stesso, perché ogni anno sentiamo delle sussurre, delle grida che si cambia, però alla fine si rimane sempre così e forse io ho anche una lettura perché si rimane sempre così. Si vede profilare questo duello Reganatese-Matelica o ad oggi, 21 luglio, è troppo presto? Recanatese e Matelica partono in pole position, quello è sicuro, però io starei attento anche al Campobasso, al Chieti, sempre che il Campobasso venga messo nel nostro girone, perché come hai detto tu, qualcosa succederà, perché comunque sia ogni anno, io credo che le romagnole non saranno più con noi, e magari verrà inserita qualche altra. È difficile delineare. Qualche altra chi, però, secondo te? Delineare il girone è difficilissimo, perché lo stesso Campobasso potrebbe essere, e qualche altra potrebbe essere anche qualcuna pugliese. Qualcuna? Pugliese. Ecco, parliamoci fuori dai denti, dai. Cioè, c'è un rischio Foggia? Potrebbe esserci. Potrebbe esserci, ma voi dovete considerare anche... Non provocherebbe una rivolta, no? Perché può essere l'eccezionalità di una stagione il Cesena, può però... Può esserci tutto. Allora, l'anno scorso c'era il Taranto nel girone del Cerignola, Picerno e via dicendo, il Foggia sicuramente dovrebbe andare nel girone, in quel girone. Perché la geografia non però, è un'opinione, se non è un'opinione, però c'è anche un discorso campi, loro valutano giustamente tutte queste cose, e noi comunque sia a livello di campi nelle Marche non siamo messi male. Beh, direi proprio, dire abbiamo proprio degli di no, stadi. Quindi, insomma, loro fanno anche il discorso che a livello di ordine pubblico è meglio ospitare un certo tipo di pubblico negli stadi che nei campetti di periferia, che gli creerebbe una marea di problematiche facendo spostare le partite in una piazza, in un'altra e via dicendo. E su questo io dico che tutto quello che noi diciamo sbagliamo, perché sì, loro lo fanno... Però mettiamoci dalla parte del profano che non sa, no? Adesso le cose sono cambiate anche a livello di collegamenti viari, perché non si fa come si faceva una volta un girone per esempio con Umbria e Toscana? Io l'ho fatto molto spesso con la IES. Appunto. Ed è bellissimo. Però è 15 anni che non si fa più. Che non si fa, infatti io lì volevo arrivare. C'è anche la possibilità che le emiliane escano, e magari entrano qualche Umbra, tipo Foligno che non sarebbe un grande acquisto, nel senso che è una piazza importante. No, Foligno è un'altra che se viene nel girone nostro sta facendo la squadra importante, quindi si parte sempre in questo periodo, noi guardiamo le nostre, naturalmente Matelica ci sarà, Recanatese sta facendo delle robe fuori dal normale, perché è inutile che continui a dire che non interessa. È perché il presidente Guzzini è un grandissimo imprenditore, ma è anche un uomo che riesce a stemperare. Ma è si giocano anche dei ruoli, no? Perché a lui è difficilissimo trovare la società che dice: José, no, vogliamo vincere il campionato. Gianni sta facendo un lavoro eccezionale, un ragazzo giovane che secondo me ne sentiremo parlare anche in campionati professionistici. Apprezzo molto il suo lavoro e avranno una squadra, Giampaolo è un tecnico bravissimo, quindi potrebbe essere l'anno in cui se la giocano loro, se non arrivano queste due o tre di cui ti ho parlato, o se cambia magari il girone. Le altre tu lo sai, questo rimarrà il girone più difficile di sì, tutta la Serie D. Veramente, io mi auguro. Perché che... gli altri ci saranno tre squadre e gli altri diranno: giocatevela, sì, per non retrocedere, però non per. Questa è un girone difficilissimo. Quando ti dico che la San Giustese ha fatto i playoff l'anno scorso, vuol dire che è livellato. Assolutamente, assolutamente. Noi avevamo fior di giocatori l'anno scorso, quindi
cioè uno quello che dice probabilmente non rispecchia, perché l'anno scorso avevamo anche una bella squadra. Poi dopo avevamo in certi reparti delle carenze che abbiamo sopperito con la bravura dell'allenatore, con l'entusiasmo, con l'organizzazione, con tante cose che nel calcio non si fanno mai da soli, certe cose, quindi il calcio è uno sport di gruppo, insomma. Ovviamente io non voglio creare allarmismi sull'ipotesi Foggia, però insomma c'è questa, chiamiamola adesso, non lo so, mina vagante in questo momento che aleggia. Però torniamo al Cesena. Vabbè, però esatto, però la geografia non è un'opinione, Foggia sta a Foggia, insomma. Però quindi credo che quest'anno si metterà la mano sulla coscienza la federazione e ci farà giocare un campionato dove, normale. Soprattutto ci farà, non a noi, farà giocare anche alle consorelle marchigiane che se lo meritano per il lavoro che stanno facendo da tanti anni, tipo il Metellica, la Recanatese che sta crescendo in maniera esponenziale. Credo che sia, debba essere l'anno loro e si devono divertire per poter andare in C. Le altre marchigiane, un'occhiata, Augusto, il Montegiorgio ha pescato molto dal settore giovanile dell'Ascoli, ripesca Titone che è reduce da qualche campionato con alti e bassi, ma qui ce lo ricordiamo ad altissimi livelli, soprattutto a San Benedetto, molte incognite ovviamente per Jesina e Porto Sant'Elpidio, almeno fino a questo momento. Mi sembra che il Tolentino si stia muovendo in maniera oculata, insomma, che dici? Allora, io intanto vorrei ritornare indietro quando abbiamo fatto la quarta serie, il CND con il Fossombrone, il Bickenberg. Allora c'erano cinque regioni, noi si è arrivato in Toscana, addirittura in Lombardia, il confine con Lombardia. Anche tu avevi una corazzata, cioè ma il Pisa. Sì, considera che quella volta poi si giocava con 5 under, non con 4. Esatto. Quindi, però ti voglio dire, anch'io sono convinto che il campionato a nord sia più bello, più divertente, che poi magari come valori, come tecniche, poi è chiaro che devi guardare le regioni, quindi devi fare per forza di cose un dividendo. Però sarebbe assurdo quest'anno mettere il Foggia in questo campionato. Però, come dicevi prima, deve dividere, deve far contentare un pochino diverse, tra virgolette, società, quindi c'è da aspettarsi tutto. Per quanto riguarda le altre squadre marchigiane, sicuramente bisogna tenere presente quello che dicevamo prima, se due corazzate partono per vincere il campionato senza nulla a togliere, le altre è assurdo investire più di tanto per buttare via i soldi per un campionato. Secondo me fa bene quello che fa la San Giustese, che fa anche la Montegiorgio, investire sui giovani, perché poi, come ha fatto l'anno scorso, hanno fatto cassa, beati loro, San Giustese, quindi permette di fare i campionati importanti. Ha pescato bene quest'anno Sandro i giovani, così sta facendo il Montegiorgio, perché ti dico che ha preso un paio di ragazzi nostri, Fossombrone, quindi come tale ha investito sui giovani. Quindi avrà anche il fattore campo, il Montegiorgio, sì. Giocherà sempre finalmente in casa. Era ora. Però sono convinto che sta mettendo su anche loro una buona squadra, quindi per la metà classifica, giù di lì, penso che sono portati. Quanto riguarda la Jesina è tutto da vedere, perché sta ricostruendo, sta ripartendo, non so che budget hanno, però le difficoltà probabilmente ce le hanno, perché poi è una piazza importante, quindi non si accontenta di giocare per i play-out. Vogliono? Beh, assolutamente sì. Le altre marchigiane, Alessandro, dicevo di un Tolentino, si sta muovendo in maniera oculata secondo un po' le sue possibilità, sta cercando, per esempio, puntano molto su Palmieri, che è un giocatore che a Recanati ha fatto sfracelli, poi ha avuto un po' delle vicende quando è andato nel professionismo, adesso tenta di rigiocare una carta da titolare a Tolentino. Beh, il Tolentino c'ha dalla parte sua l'entusiasmo della categoria, quando tu sei promosso, in più stanno facendo un bel lavoro con calma, con tranquillità, sono convinto hanno un tecnico che è abbastanza esperto come Moscone. Io credo che comunque sia il primo anno sarà molto difficile, ho visto che il pubblico si è riavvicinato. Anche loro saranno lì, a metà classifica, per naturalmente come noi, metà bassa classifica, ti devi lottare la permanenza, però loro potrebbero fare come il Montegiorgio l'anno scorso, potrebbero essere la sorpresa, perché l'entusiasmo è là di che non conosci, potrebbe essere una che non conosci da tanto tempo, perché il Tolentino non ci sbagliamo, cioè, ne ha fatti anche loro, di Serie D. Però è da tanto che manca, e quindi questo entusiasmo con dirigenti giovani, questo entusiasmo sicuramente
sicuramente qualche punto glielo dà. Diamo un'occhiata fuori regione con entrambe, Alessandro, sempre premettendo che il raggruppamento rimanga geograficamente lo stesso. Tu hai detto giustamente Campobasso con Mirko Cudini, una piazza che manca ad altissimi livelli ormai da diversi anni e che ha una grandissima voglia di emergere. Parlavi del Chieti, anche se anche lì mi pare che è un po' in costruzione. No, però pare che sia arrivato il presidente, un presidente è in costruzione, però comunque sia vedo i giocatori che sta prendendo, probabilmente nelle Marche non si conoscono, però io li conosco. Gli addetti ai lavori li conosco. Quindi io sono convinto che avranno un profilo alto. E poi dopo il Campobasso, ti dico, c'è il punto interrogativo perché magari te lo mettono in un altro girone e qui stiamo parlando. Le altre, Notaresco credo che farà una squadra come la nostra. La Vastese di Amelia, che comunque si è mossa un po' sul mercato? E la Vastese è un punto interrogativo perché dipende, sì, si sta muovendo sul mercato come si stanno muovendo tutti, però potrebbe essere la società che parte in sordina e poi dopo si ritrova lì per... Però non possiamo spostarci dal dire che in questo momento le nostre stanno in prima fila. Partono in pole position, come si dice. Ovviamente, ripeto, per esempio, tornando in Molise, l'Agnonese ha presentato domande di ripescaggio, potrebbe avere i numeri per essere ripescata. Certo. Se non sbaglio, l'altra molisana è una matricola che non conosciamo, che è il Vasto Girardi, che è un paesino piccolissimo. Esatto, però sicuramente o va a giocare a Isernia, o va a giocare, sicuramente non starà, credo. Mi hanno riferito di un presidente che ha le possibilità, insomma, per fare una squadra come discreta. Come Val di Sangro di una volta, come insomma queste società che insomma economicamente sono ben messe, magari qualche giocatore ci pensa due volte perché magari sta... Certo, no. Il mal di pancia delle romagnole quindi le porterà a nord, secondo te? Cioè loro ovviamente non sopportavano il Forlì di andare a giocare a Isernia. In tantissimi anni che abbiamo fatto, cioè che ho fatto la C con Jesina e tutte queste altre squadre, Maceratese, diciamo, secondo anno qualche... le Emiliane, o tu vai nel girone delle Emiliane, o se no le Emiliane il secondo anno non rimangono mai. Riescono sempre a far inquadrare. Un anno io l'ho fatto con le Emiliane, le Toscane, cioè con le Umbre, le Toscane, come dicevi tu prima. Però le Emiliane, o tu vai nel suo girone, o se no l'anno successivo difficilmente, almeno che non ci sia una che debba venire, le ritrovi. Sei più, è più propenso la federazione a farle giocare, perché lì comunque sia c'è quasi due di gironi, perché c'è anche il girone sopra dove loro possono arrivare a livello di trasferte in una maniera più logisticamente più comoda, chiaramente. Augusto, parliamo sia di Serie D, anche tu vedi insomma Recanatese e Matelica ad oggi 21 luglio in pole position. Sì, secondo me è importante però che non si dividesse le squadre marchigiane in due gironi, il nord e il sud, perché sarebbe un male per i 6-7 derby che ci sono, quindi soprattutto l'importante... Questa è una possibilità che non prendo nemmeno in considerazione, non credo, anche perché comunque non è che ci sono le pesaresi o le ascolane, no? Tutte sono abbastanza... Se vogliono inserire il Foggia al girone sotto, per forza di cose qualcosa devono spostare. Sì, questo sicuramente, ma ripeto, mi auguro che dopo l'esperienza del Cesena non si penalizzi ancora il calcio marchigiano di Serie D, perché sarebbe devastante, a mio avviso, devastante veramente, anche perché noi siamo abituati molto bene nelle Marche, no, con la Serie D, perché a parte il Cesena erano 5 anni che si vinceva continuamente il campionato. Senti Augusto, parliamo di eccellenza, perché anche qui ci sono degli spunti interessanti, perché è vero che l'Anconitana, per tutto quello che rappresenta, può essere considerata in pole position, però qualche concorrente all'orizzonte ci può essere, no? Nel senso che l'asticella delle difficoltà per l'Anconitana rispetto alla prima categoria, la promozione, cresce notevolmente, per esempio la matricola Val di Chienti Ponte, ma non solo. Ma vedi, gli ultimi anni in eccellenza tutte le squadre che sono salite dalla promozione e vinte il campionato sono andate su dai play-off, quindi è stato il problema del Sant'Elpidio, l'anno prima l'ha vinto il Monte Giorgio. Quindi secondo me le tre squadre che sono salite dalla promozione in eccellenza, Val di Chienti, Ancona e Vigor Senigallia, alla fine sono convinto che si giocano il posto per salire di categoria. L'Ancona ha la potenzialità che non hanno tante, si può permettere di prendere gli argentini, prendere giocatori fuori regione,
Ma io terrei d'occhio, a parte il Val di Chienti, ma non perché la vivo da vicino, la Vigor Senigallia. Ecco la Vigor, tu sei senigalliese, no? Quindi la Vigor Senigallia sta mettendo su, secondo me, una squadra di primo ordine, perché davanti ha tre punti importanti, ha preso Sassarone centrocampo, ha preso... Più di categoria, direi, rispetto a un'antonità. Certo, secondo me hanno rinforzato dove avevano bisogno. Poi in questo momento manca, a mio parere, un giocatore in difesa, ma hanno tutte le potenzialità per prenderlo, soprattutto ce l'hanno in casa, perché Alex Marini potrebbe essere la persona ideale in quel... Beh, lui è fuori categoria, no? Nel senso che sarebbe veramente fuori categoria. Quindi, in eccellenza. Secondo me la Vigor in questo momento parte insieme all'Ancona favorita. Alessandro, tu che pensi di questa eccellenza? No? L'asticella delle difficoltà per l'anconitana è molto più alta rispetto all'anno scorso, ovviamente sì, rispetto a due anni fa. Beh, naturalmente più sale di campionato, più sale di categoria e poi dopo io condivido quello che ha detto Augusto prima, la Vigor Senigallia secondo me ha fatto una squadra di categoria e io parto sempre da un presupposto che i campionati si vincono con i giocatori di categoria e non con i grandi nomi. Poi se ne inserisci qualcuno, è il mio modo di pensare, poi sicuramente sbaglio. E ti dico che la Vigor, ecco, come ha detto lui, Alex, che io ho sentito perché lo volevo portare a Monte San Giusto, ma poi è rimasto Scognamiglio, quindi ho dato continuità a chi già conosceva. E, secondo me sarebbe come una punta, nel senso che top player assoluto sta in casa. Io faccio fatica a vedere Marini in eccellenza, però. Vabbè, però questa non è un'eccellenza normale. Ecco, magari. Una cosa te la volevo chiedere ancora su Senigallia, Augusto, visto che tu vivi, conosci l'ambiente. Si è veramente ricreato, no, l'entusiasmo attorno alla Vigor che mancava da due decenni almeno. Abbiamo visto nello spareggio di Tolentino, abbiamo visto nella famosa partita con l'Anconitana l'anno scorso in promozione. D'altronde nella pancia di Senigallia la Vigor è una cosa importante e sta ritornando un po' ai vecchi tempi, no, l'entusiasmo. Ma sì, questo secondo me è partito tutto dalla rifondazione societaria. È una società oggi che può competere con tutti, è una società forte in tutti i sensi, dalla comunicazione al presidente che è una persona squisita. Hanno tutte le carte in regola perché il loro progetto è il giro di 2-3 anni di arrivare alla quarta serie. E secondo me hanno tutte le carte in regola per arrivarlo, perché in questo momento la città gli va dietro, la città risponde, ma quest'anno hanno avuto un 500-600 persone di media allo stadio, quindi ce ne può anche in Serie D, Sandro, che tu mi sei di... Quindi secondo me c'è una struttura paurosa, perché hanno rifatto il fondo, hanno rifatto le strutture, quindi c'hanno tutte le categorie. Settore giovanile. Non ne parliamo perché secondo me in questo momento sono più avvantaggiati a fare la quarta serie che l'eccellenza. Hanno la possibilità di inserire i 4-5 ragazzini del settore giovanile che sono bravi, perché in questi momenti loro hanno parecchi che mandano in giro, tipo Pescara, Bologna hanno fatto adesso. Quindi secondo me se la Vigor va in Serie D è avvantaggiata a livello di campionati più che di eccellenza. Comunque si profila anche un'eccellenza molto interessante. Siamo quasi in conclusione, mancano pochi minuti e dedichiamo alcune parole anche alla Serie C. Abbiamo già detto che mercoledì è stato fatto sono stati compilati i gironi con qualche novità, anche qui a qualcuna attesa, qualcuna meno. C'è un girone B che parlerà Emiliano, parlerà Veneto, parlerà Friulano, Venezia Giulia con la Triestina. Partiamo però da Paolo Montero alla San Benedettese. Vi piace, vi stimola questa grossa novità, insomma, che catalizza un po' l'attenzione di tutti, Alessandro? È un uomo di calcio e tutto potrà far bene o potrà far male, di sicuro. E sicuramente sarà, come era in campo, un uomo sanguigno. È anche vero che naturalmente è anche un'operazione di marketing, ma non perché lui non valga, ma perché comunque sia per la sua fisionomia come persona, come tutto, sono convinto che riporterà il Riviera delle Palme ad essere pieno. Tanto perché... centinaia di persone sabato scorso alla presentazione, no, ma poi, ha riacceso una miccia, no, che... Poi lui
caratterialmente è così, secondo me, cioè, quindi anche dall'allenatore trasmetterà ai giocatori la voglia, e nessuno potrà dire che quando escono dal campo non avrà la maglia sudata, perché lui è un sanguigno, una persona che è stato un intelligente, perché si è contorniato arrivando da fuori di uno staff marchigiano o pseudo marchigiano che è del posto, quindi io dico che stanno facendo una cosa fatta bene a San Benedetto, sono anche a livello ho visto i calciatori che stanno prendendo, sta facendo un ottimo lavoro Fusco, quindi insomma bene. Sì, marchigiano c'è parecchio, no? Perché Augusto, c'è Walter Cinciripini, c'è Idolo Schiavi, c'è Gianluca Dottori che affiancherà Paolo Montero alla guida della San Benedettese. Visto mai che quest'anno che Fedeli voleva abbandonare a tutti i costi è l'anno che può togliersi delle soddisfazioni? Ma anche per me è una novità, non pensavo che un allenatore tipo Montero potesse scendere in queste categorie, tra virgolette. Però il calcio è strano, ma non troppo, cioè, c'è sempre un perché a tutto. Certo, no, vabbè, questo è fuori discussione. Quindi sono curioso anch'io di vederlo all'opera e sono d'accordo con quello che diceva Sandro, perché se lui porta in campo quello che era come giocatore, secondo me fa un salto di qualità la Sanventese enorme. Quindi si rivaluta anche il discorso del presidente, il valore del presidente, che tutti gli anni, come Gabellini, dice lascio, poi dopo invece riparte. Sì, ma sono quei personaggi che però sono troppo innamorati dell'adrenalina, sì, che dà il calcio, non un po' come mi dicevano Tosoni e Grandinetti, no? È una cosa a cui, sì, ti dà 2000 problemi, ma è sempre difficile rinunciare. Per quanto riguarda invece il fan, abbiamo già detto, l'Avispesaro ovviamente continua e consolida la partnership con la Sampdoria. La Fermana invece, Alessandro, che sta nascendo, è anche qui un po' un'incognita, no? Ha perso dei giocatori importanti, bisogna vedere i nuovi come sono, però no, c'è Destro. Io sono convinto che alla fine, conoscendo l'ambiente, chi la vive, come Fabio, il direttore generale, Destro, che è un allenatore, in questo momento alla Fermana gli devono fare una statua perché ha fatto la storia, nel senso che insomma è arrivato, il lavoro che ha fatto veramente è un lavoro eccezionale e lo rifarà, e questo cambiamento, e questo lo star ad aspettare è per il cambiamento voluto da loro due, dal direttore sportivo Andreattini, che non conosco di persona, ma ho visto il lavoro che sta facendo, e loro stanno lavorando con calma per fare un lavoro tipo quello che stiamo facendo noi, ricomporre un qualcosa per ripartire, perché dopo 2 anni di Serie C, diciamo che qualche giocatore che è arrivato dalla D poteva aver trovato la sua dimensione e di più magari non avrei potuto dare. Sono convinto che loro metteranno su una bella squadra, naturalmente non credo che loro puntino a vincere il campionato, certo, a tenere la categoria. Già l'anno scorso hanno fatto una cosa eccezionale con i play-off, quindi sono convinto che potranno iniziare un nuovo percorso, e questo darà lo stimolo all'allenatore, a tutto l'ambiente e tutti quanti. Sì. Anche qui un campionato molto interessante, con Cesena, con Reggiana, con Reggio Audace, con il Modena, con il Vicenza, con il Padova, con la Triestina, quindi anche però qui... Però sai, oramai il nome non conta più, no, le persone, chi non vuole morire, perché piano piano la federazione Pordenone sta portando... insegna, eh? Esatto, chi non vuole morire, bisogna che fa dei campionati oculati e senza spendere più le grandi cifre per i grandi nomi, cercando di programmare, se no lo vediamo, no? E finisci, da capo. Ma veramente, adesso il discorso sarebbe troppo complesso, però la programmazione del Pordenone è stata esemplare, no? Una crescita continua, costante, vecchia guardia che comunque rimane, affidarsi ad un allenatore espertissimo come Tessera, alla fine, esatto, il risultato quasi direi non può non arrivare. Siamo davvero in conclusione, insomma ci aspettano dei campionati molto interessanti, Augusto. Abbandono di Minardi dal FA. Se Vero lascia è una perdita per il calcio. Ma non c'è dubbio, un'istituzione praticamente, un'istituzione, Marco Minardi. Grazie per la chiacchierata ad Alessandro Cossu, direttore generale della San Giustese, grazie ad Augusto Scarpini, e l'appuntamento ovviamente è rinnovato a domenica prossima, sempre alle ore 21 sul canale 11, poi per chi vorrà rivedere la puntata è disponibile anche sul nostro account YouTube UTVRS. Buona serata a tutti, arrivederci. Buonasera.
Noleggio Alidama è il leader nel settore del noleggio a breve e lungo termine. La nostra flotta è costituita da utilitarie medie e alta gamma per aziende, privati e professionisti. Inoltre disponiamo di van, minivan, furgoni, furgoni frigo e pulmini 9 posti. Autonoleggio Alidama, qualità e assistenza nell'autonoleggio.